Buongiorno ragazze, bentornati in un nuovo video. Scusate l'aspetto. Allora, sono le 8 e 22. Avrete visto già qualche clip di pulizia. Mi sono anche cambiata la maglietta perché fa freschino. E con la canottiera, quella di rosa che uso sempre, non ce la facevo. Situazione divano. Allora, Ciao. Nathan ha mangiato, Liamora fa la pappa, Alex si è lavato e ora si deve vestire e la mamma, come avete potuto vedere, ha fatto una parte di pulizia, quindi ha lavato il bagno e le due camerette qui. Perché sotto, che vi faccio vedere adesso, ho pulito ieri sera mentre i gemelli dormivano perché altrimenti non sarei riuscita oggi. Allora, pulito e pulito. Avendo un bambino di 7 anni, l'ordine si cerca di mantenere, ma insomma, allora, qui è anche cambiato perché abbiamo tolto il letto grande finalmente, quindi c'è lo spazio per il secondo lettino che al momento è su e per il momento è così. Poi vi giro la videocamera e vi faccio vedere. Questa qui la dobbiamo smontare perché ormai non la usiamo più. E qui ho due ceste di cose da stirare, la borsa delle cose di scuola che abbiamo comprato ieri, che dobbiamo sistemare e fare le etichette. E qui ho tolto anche il tappeto perché secondo me dava solo confusione. Ora vi ho lasciato una clip, ho lavato anche la scala così sono a posto. Adesso do il latte a Liam e Alex si deve vestire. In realtà devo ancora mettere ad arieggiare questa coperta, infatti ora la metto ad arieggiare. Ho anche fatto il divano, ma insomma avete già visto tutte le clip di prima. Ecco qui ho anche i tappeti che in realtà ho lavato. E quindi stanno finendo di asciugarsi. Il tempo è freschino, mi sa che i gemelli metterò i pantaloni. Non vedo l'ora di sistemarmi anch'io perché sembro veramente una campata. E nulla, quindi ora ci prepariamo. Ok, ragazzi, ho messo sulla coperta. Io la amo troppo questa coperta, mamma mia. Ho anche tolto le lenzuola dei gemelli e devo mettere le lenzuola pulite, ma credo che lo farò dopo perché altrimenti perdo troppo tempo. E ora andiamo a dare la pappa, ora ve li faccio vedere. Andiamo a dare la pappa a Liam. Oh, scusate, è caduto il moccio. Buongiorno. Ciao Liam. Oh, buongiorno. Ciao Nathan. Ciao cuccioli. Facciamo vedere i giochini nuovi che ha preso la mamma per questi cuccioli. Ecco, sonnellino Liam e il sonnellino Nathan. Eccoci qua, finalmente Alex ha portato Cookie fuori. Ora diamo la pappa a Liam. Allora ragazzi, aggiornamento ore 8:51. Liam non voleva mangiare alle 8:30, quindi praticamente in 21 minuti ci siamo vestiti. Quindi ho vestito Liam, ho vestito Nathan, Alex si è vestito da solo, mi sono vestita io, è data una leggerissima truccata, ho messo i tappeti in bagno. E ho ripreso Liam che nel frattempo finalmente ha deciso di mangiare la sua colazione. E quindi niente, sono le 8:52 e appena Liam finisce di mangiare possiamo andare. Devo solo preparare il thermos con l'acqua calda e possiamo andare. E basta insomma. Io oggi ho messo una gonnellina. E niente, per stasera, per cena, farò la piadina col salmone
e la rucola perché veramente ci piace tanto. Per Alex gliela faccio o col prosciutto o col salame perché lui non piace col salmone. E basta, e preparerò una bella insalata con le mozzarelline, con i pomodorini, con la rucola e le foglie verdi. Se mi avanza anche magari un po' di salmone perché ci sta. Va bene, ci vediamo tra un po'. Ore 9 e 23, vi ho fatto vedere che ho fatto un po' di cose con Liam in braccio. Ho messo su il minestrone, quello lì della Findus. Adesso lo spengo, poi lo farò andare ancora un po' dopo. Ho sistemato tutto, c'è solo una scodellina dentro e niente, ho dato una sistemata di nuovo veloce. Alex e i gemelli sono qua che mi aspettano sul balcone perché adesso do la passata di mozzo, uscendo portiamo anche Cookie che è un paio di giorni che con noi non viene. Andiamo Cookie, e ce l'ho fatta, 9:30 saliamo in macchina, andiamo a far colazione, andiamo un po' al parco e poi andrò a prendere le piedine perché non le ho, e il salmone che è quello preferisco sempre prenderlo in giornata perché comunque insomma se dovessi prenderne tre in un colpo sono più di quasi 12 euro, preferisco prenderlo di volta in volta perché magari cambio, non lo so insomma. E niente, forza, 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 forza. Yeah.
qua ragazzi, finalmente colazione. Io prendo sempre il cappuccino e... Al batte de lax. E la brioche al cioccolato. E avete visto, abbiamo anche Pupi oggi e in macchina abbiamo messo la bicicletta, perché giusto per non farmi mancare niente. Qua dietro c'è la COP e poi mi fermerò a prendere il salmone e la piadina, come vi dicevo. Però quando finiamo i giretti, perché tra un po' andiamo al parco, c'è un po' di arietta, però penso che si scalderà, dai. E poi lascerò Cookie 5 minuti in macchina prima di andare a casa, così posso prendere insomma la piadina e il salmone, perché non può entrare nel supermercato, giustamente. E questa qui è la mascherina che vi avevo fatto vedere, in realtà per me è ieri, perché è ieri che vi ho girato il video della haul per la scuola e mi ero presa questa da Calliope. Veramente carinissima. Io solitamente uso quelle chirurgiche perché secondo me sono molto più efficaci, però ogni tanto, giusto per, boh, non lo so, quando so che magari siamo soli, per respirare un po' di più, utilizzo queste qua. E niente, insomma ragazzi, adesso facciamo colazione e poi andiamo avanti con mille cose che una mamma fa sempre, giusto? So, quindi potete capire. E quindi parlo come se insomma parlassimo tramite, ecco. Niente, mangio la brioche prima che loro poi non mi diano autonomia, loro sono in parte a noi. E quindi a dopo, ciao! Allora ragazzi, siamo in un altro bar perché Alex doveva andare in bagno, quindi lì è la piazza e dietro c'è il parco. Siamo fermati un attimo qui perché appunto deve andare in bagno, quindi prendo un caffè macchiato, dopodiché andiamo a ritirare delle foto che ho fatto stampare dal fotografo, e una trentina mi sembra dei gemellini, grazie, dei gemellini da quando sono nati, così posso completare il quadro, quello che vi avevo fatto vedere con tutte le foto, non vedo l'ora. E poi torniamo in qua che c'è il parchetto, ci fermiamo un po' e poi andrò a prendere la piadina e il salmone. Eccoci ragazzi, aggiornamento alle 11:20. Siamo tutti qua. Potrei nominarci come siamo una squadra fortissima. Allora, le foto le ho prese, vi ho fatto vedere una piccola clip. Alla fine sono andata alla IOC dietro di me, perché c'era il cartello con scritto che Cookie poteva entrare, a patto che fosse un cane piccolo e che fosse tenuto in braccio. E quindi siamo entrati tutti, passeggino guidato da Alex, bicicletta parcheggiata fuori, e io Cookie l'ho tenuto in braccio. Alla fine non ho trovato il salmone, le piadine sì c'erano ma non c'era il salmone, e o io non ho avuto il tempo di trovarlo, perché insomma vabbè, alla fine ho preso delle fettine che ha visto Alex che ha voluto, e quindi gli farò le cotolette. Ho preso un tris, Alex di qua, un tris di verdure, farò quello. Quando arrivo a casa preparo già tutto, perché poi pomeriggio penso che usciamo. Adesso andiamo al parco.
Papa, siamo appena arrivati a casa, sono le 12:24, difatti riaccendo il gas per il minestrone. Allora, qui c'è la borsa con le due cose che ho preso, ho speso 13 euro mi sembra, oggi qua che mi va più semplice, approfitto perché i gemellini sono ancora abbastanza buoni. Allora ho preso i biscottini per Cookie che li aveva finiti, 1,78 euro. Ho preso questo contorno mediterraneo da fare sul gas, che io lo faccio sempre con le verdure che compro, ma è già pronto, così butto in gas e via. Al 30% in meno, era sui 3 euro, quindi 3 per 3, 6, penso 2 euro e qualcosa. Le fettine per fare le cotolette, 2,99 euro. Le patatine per stasera come sfizio, 99 centesimi. Le Kinder Delis che aveva finito Alex, 2,90 euro. Un tè alla pesca per Alex, 90 centesimi. Il solito Fuzz Tea, 1,05 euro. E una birretta, 83 centesimi. Ecco tutto. Adesso approfitto che i gemelli sono momentaneamente buoni, preparo subito le cotolette e vi faccio vedere. Allora, sono le 12:35, mi sta riprendendo Alex. Io sono riuscita a fare le cotolette, a mettere su il contorno grigliato di verdure e a riaccendere il minestrone. Dopo Alex vi fa vedere. E nel frattempo Alex ha preparato i biberon per Liam e Nathan perché hanno iniziato a piangere, quindi ora gli do la pappa a tutti e due e poi forse riusciamo a mangiare noi e pulisco quelle due o tre cose che sono... che devo pulire, insomma. Ora vi fa vedere il piccolo Alex. Fai vedere, Alex. Vieni, Alex. Ecco, Alex vi ha fatto vedere, le cotolette sono già pronte in frigo. E niente, adesso do la pappa e poi mangiamo anche noi. A dopo.
eccoci qua, io imbraccio Liam, sono le 12:50, ho frullato il minestrone, si stanno cucinando le verdurine e di qui ho il fratellone maggiore che sta dando il latte a Nathan. E tra poco speriamo di mangiare noi, comunque in caso se no mangia Alex come più delle volte, però almeno sto vicino e non mangio da solo, ecco. Eccoci ragazze, sono le 14, le 14:03, come vedete io ho fatto tutto, ho fatto le pulizie, ho preparato la cena, ho fatto la ricarica dell'acqua calda per i biberon dei bambini e adesso finalmente mangiamo. Solitamente Alex lo faccio mangiare prima, ma abbiamo un po' parlato con un nostro vicino, un amico qui in parte a noi, e quindi abbiamo perso un po' più di tempo, se no lo faccio mangiare. Adesso mangiamo e niente, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Un bacio, ciao!
Allora ragazza, alla fine ho vloggato, volevo farvi vedere dove siamo venuti oggi pomeriggio, che è dove mia sorella fa gare di equitazione. È veramente molto bello, ci sono gli animali, sono venuta con Alex e i piccolini. E vi lascio qualche ripresa perché ho anche la batteria scarica. E vi saluto qui, vi lascio le riprese e ci vediamo nel prossimo. Un bacione a tutti.